Attenzione al suono della campana. Pronto tutto quanto, attenzione al suono della campana. Non era pronto. Il momento è solenne per la partenza di Marco per San Ecco, c'è bisogno di riazzerare i cronometri. Siamo pronti? C'è un piede sulla linea, ecco, non c'è più. Attenzione al giudice che deve dare il via. Via, partito, non abbiamo sentito il suono. Ecco Marco El Somaro, via giù per via Roberto Calai. Siamo ancora con la seconda telecamera, via Calai. Ci sembra un'andatura regolare, non velocissima. Siamo alla curva Biscontini, San Benedetto. Una curva dove si rischia una sbandata che non c'è stata. C'è da accelerare comunque, c'è da accelerare assolutamente. In questa discesa bisogna che venga recuperato qualcosa del tempo che si è perso nel primo tratto, dove non ci sembra sia stata esaltante la partenza del Somaro di San Benedetto. Siamo a metà percorso e a metà percorso siamo al minuto esatto. Ecco, il passaggio davanti a questa telecamera ci ha fatto segnare un minuto esatto. Adesso però è tutto in salita. San Benedetto, Marco sta andando verso la curva Maurizi. Siamo a 40-42 secondi, siamo in salita, scuole medie, stiamo arrivando alla posta. Siamo a 1.35, 1.40. Adesso ci sembra che non abbia più la velocità che poteva. Si è stancato, il Somaro si è stancato, un Somaro giovane, eccolo, prendiamo con l'ultima telecamera del nostro percorso. Siamo vicino ai due, siamo a due minuti, peccato che siamo a due e intorno a 2.05, il nostro tempo naturalmente non è ufficiale, il nostro tempo è ufficioso. Adesso vediamo, c'è aspettiamo il tempo ufficiale. Esterno, ci sono anche dei momenti di concitazione, chiaramente, perché in questi casi c'è un secondo più, un secondo meno. Potrebbe essere? No, è San Martino ora che... Ci siamo. Via, è partito. Scatta San Benedetto. Secondo San Martino, terzo San Donato, quarto San Facondino. È partita entusiasmante la corsa a pelo e si va verso le scuole medie con San Benedetto in testa, al secondo posto San Martino, più staccato San Facondino e dietro San Donato. Vedete Marco con in groppa Cagnara che cerca di allungare nei confronti di Sonni. Cade Sonni, cade anche il fantino Daniele Pedana che si rialza, comunque riparte, non è riuscito ad approfittare del vantaggio Cagnara, è ripartito Sonni con Pedana e dietro si fa sotto anche Pierotti, è entusiasmante questa gara. Avanza ora Sonni che sta affiancando Marco, lo supera, ha tentato di sbarrare la strada Cagnara, non è riuscito, Sonni galoppa verso la vittoria con Marco e dietro ancora Rosina che inseguono, e sono le tre porte che stanno per conquistare il palio, che se lo stanno contendendo, che se lo giocano all'ultima curva. Ancora Sonni che rallenta, sta recuperando Marco, sembra incredibile questa gara con Marco che stringe su Sonni e Marco ora che è passato in testa,
con Rosina che è affiancata da San Martino, si ferma San Pavolino e San Martino e San Donato se la giocano. Ora siamo alle ultimissime battute, si va verso la salita con Marco ancora in testa e sta allungando nei confronti di Sonny. Anche San Pavolino sta superando Sonny. San Benedetto avanza e va verso la vittoria con San Martino che sembra non riuscire a rintuzzare l'attacco. Ora Marco che sta per passare in testa e vince Marco dietro San Pavolino. Si va allo spareggio. Si va allo spareggio. Si va allo spareggio. Siamo allo spareggio. Si va allo spareggio. Siamo allo spareggio, ha vinto San Benedetto. Ripartenza con Cagnara e scatta la corsa a pelo con Marco che e Rosina che sono appaiati. Rosina sta prendendo il vantaggio su Marco che cerca il recupero. Sono vicinissimi i due somari con i fantini che spronano più non posso le bestie. Ora è Marco che ha superato Rosina e galoppa, stessa traiettoria della precedente corsa per San Benedetto che stringe sulla curva, vicinissimo alla ringhiera, è staccato a Rosina, ma comunque Pierotti cerca ugualmente di rintuzzare, avanza con grandi falcate, con un galoppo Marco verso Casa Gubbiotti, Rosina tende il recupero facendo forza anche sulle leve maggiori del somaro nei confronti di Marco che è più piccolo di statura, di grandezza. Ora comincia la parte in salita con Rosina che recupera. Rosina ha recuperato anche nel corso della prima gara in questa fase. Marco è davanti con Cagnara che controlla, si gira per vedere la posizione del rivale. Avanza Rosina e Marco, sono vicini a Casa Biscontini e si va sulla curva dove si è decisa nel corso della gara precedente la vittoria. È in testa ancora San Benedetto, siamo agli ultimi metri, San Benedetto con Cagnara e Marco che galoppano e Rosina che cerca di avvicinarsi, sono ancora vicinissimi, ultimi tratti di questa gara, vedremo come andrà a finire. E Marco ancora in testa a pochi metri dal sogno per San Benedetto, a pochissimi metri, Rosina è staccata, avanza ancora Marco, stanno sognando i contradeioli, riporta San Benedetto che per la prima volta possono acciuffare il palio, ultimissimi metri per San Benedetto, in testa Cagnara, avanza e va verso la vittoria, primo palio per San Benedetto, primo palio per San Benedetto, esplode la gioia di San Benedetto che conquista il primo palio della sua storia.